ci si crede. Non so esattamente come si faccia, è un inedito, è la prima volta da quando commento le partite, faccio le pagelle per questa splendida pagina Meme of Sampdoria sul canale YouTube, è la prima volta che mi capita di commentare una vittoria. Iniziavo anche un po' a preoccuparmi, invece finalmente una vittoria, una prestazione convincente al 100% per tutti i 90 e passa minuti giocati. Sembravamo noi il Verona, invece il Verona l'abbiamo battuto, una delle squadre più in forma del campionato che 4 giorni fa aveva sconfitto la Lazio all'Olimpico. È la vittoria di Claudio Ranieri che si assume grosse responsabilità con decisioni molto pesanti e le conoscete in fase di convocazione dei giocatori e di allestimento della formazione dell'11 titolare e la vittoria di Nino Lagumina, la vittoria di Emi Laudero, la vittoria di Adrien Silva. La cosa più bella è che c'è l'imbarazzo della scelta, faccio fatica a trovare un migliore in campo perché sono stati tutti sopra la media, tutti sulla sufficienza o sopra. È una vittoria, è la vittoria dell'atteggiamento mentale, soprattutto tattico, giusto perché abbiamo rischiato, siamo andati a prendere alti il Verona tutta la partita, anche essendo in vantaggio, lasciando tanti metri dietro le spalle di Colley e Tonelli, quindi rischiando, esponendoci, prendendo un gol, potevamo prenderne altri, ma ce la siamo giocata a viso aperto. E quando le partite te le giochi, può succedere che le vinci. È più probabile, in questo caso è successo. È successo grazie a 11 titolari più i due che sono subentrati che andiamo ad analizzare nelle singole prestazioni. Iniziamo dall'ennesima prestazione rassicurante, questa volta ha fatto un ulteriore step in senso di qualità e sicurezza, la prestazione di Emil Audero, 7, pieno, una prestazione innanzitutto rimane come fotografia, come cartolina di questa trasferta di Verona, il suo sbrocco totale sul risultato di 2-1 nello svegliare Lagumina, nello svegliare la squadra che stava un po' perdendo le distanze. In realtà in quel momento se la prendeva perché non erano state rispettate le consegne nello stare in barriera. Parata importantissima, quella su Barak nel primo tempo, un paio di uscite nel traffico a dimostrare sicurezza e secondo me il capolavoro vero lo fa nella parata sul cross sporcato di Zaccagni nel secondo tempo sul 2-1, una palla complicatissima da andare a togliere dalla porta, veramente velenosissima. Quella parata lì vale 3 punti. Per me è uno dei candidati a essere migliore in campo, anche se dare il migliore in campo al proprio portiere sembra quasi un'ammissione di aver sofferto tantissimo. La Sampdoria ha sofferto il giusto contro un'ottima squadra, ma non è solo merito del suo portiere. Se ha portato a casa i 3 punti, è merito anche dei difensori. Ferrari, 6,5. Che partita da terzino destro del ex giocatore proprio dell'Hellas, che si trova di fronte un bruttissimo cliente, Zaccagni, che gli scappa una volta sostanzialmente. In quella volta, in quell'occasione, il Verona si procura il rigore che poi lo stesso Zaccagni trasforma. È l'unica sbavatura della prestazione di Ferrari, che invece partecipa bene anche alla fase offensiva in modo molto semplice ma puntuale nell'appoggio all'azione di Yankto che gioca davanti a lui ed va molto alto anche ad aggredire quando non ha il pallone. Anche quelli sono segnali che la squadra, nonostante gli ultimi risultati, è in fiducia e crede nel lavoro che sta facendo insieme, che sta facendo con il mister. Tonelli, 6,5, la solita legnata che gli costa la munizione per un fallo su Zaccagni. Io invidio a Tonelli la serenità e la freddezza con cui poi riesce a giocare tutti quei minuti, sempre con il caricato di un giallo, ma mantenendo la stessa linea di appunto rendimento, che è soddisfacente. Un'ottima partita la sua a guidare la difesa e il centro della difesa, che ha occupato insieme a un ottimo Omar Colley, 6,5 per il centrale gambiano che ingaggia un duello difficile con Di Carmine, che usa bene il corpo, ma Colley lo annulla praticamente in modo sistematico. Poi fa anche sportellate con il suo cugino che entra nel secondo tempo con il Verona. Chiude con la poetica ripartenza quando il Verona tenta tutto per tutto, che ci ha ricordato quella di Lecce, poetica al limite del grottesco, ma che in quel momento lì di sofferenza mi ha strappato anche un sorriso. Quindi bene, bene così, Omar Colley.
Torna alla sufficienza finalmente Tommaso Augello, è un 6, è una prestazione solida, senza particolari picchi, ma senza sbavature difensive. Secondo me è stato anche puntuale nell'azione che poi porta al rigore del Verona, perché lui il piede davanti proprio all'altro Colli ce l'ha messo sul cross che arrivava da sinistra e soprattutto ha imparato la lezione Salcedo, se non sbaglio, prova ad andargli via così come c'era andato, come gli era andato via Lozano 3 giorni fa, ma stavolta Augello chiude, sbarra la porta, tira giù la sbarra, insomma, ditela come vi pare, e da quelle parti non si passa, quindi bene così per Tommaso Augello. Sei anche, e passiamo al centrocampo, per Jakub Jankto, molto attivo nel primo tempo, schierato a destra, solitamente a destra ha fatto sempre bene, ha fatto sempre belle cose, arrivava dal gol di Napoli realizzato a sinistra, l'unica volta che non aveva convinto a destra era stato col Milan, ma lì era stata tutta la squadra a girare poco e male, molto attivo. Esce per crampi e lascia il posto a Medileri, che stavolta si piglia la sufficienza anche lui. Solito casino, perdonatemi il termine molto tecnico, ma alla fine contribuisce a tenere lontano il pallone dalla porta di Audero, insieme alla Lagumina Ramirez lo difende dalle parti della bandierina, prova anche un doppio passo che Barak ferma fumandosi una sigaretta, ma insomma va bene, spero che serva ad aggiungere fiducia anche al giocatore Franco Algerino, qua c'è bisogno di tutti. C'è bisogno di centrocampisti di qualità, di quantità. Ekdal 7, anche lui ambisce, ha ragione alla palma di migliore in campo, soprattutto perché sblocca la partita con un gol bellissimo, il secondo in 3 partite, stavolta col destro di drop da fuori, poi una partita tutta sostanza, qualità, non perde la bussola, non cala la distanza, è un ottimo Albin Ekdal. Così come dopo un primo tempo un po' incerto a prendere le misure, esce benissimo anche Adrien Silva e chiude in crescendo in un finale impegnativo, 6,5 per il portoghese, che aggiunge al lavoro di Ekdal anche la qualità e la sapienza di cui è capace. Sa quando giocare a un tocco, a 2 tocchi, ogni tanto non si accontenta della giocata banale, ma prova anche a condurre nel traffico in mezzo a quella giungla di maglie giallo-blu che c'erano a centrocampo. Bene, bene, anche Adrien Silva, speriamo sia di buon auspicio per il futuro. E tra l'altro sabato ovviamente rientrerà anche a disposizione Morten Thorsby, difficile che mister Ranieri se ne privi, ma chissà che questa partita non possa averci finalmente regalato un Adrien Silva efficiente a tutti gli effetti. Bene, 6,5 anche per Mikkel Damsgaard, che gioca finalmente una partita dal primo minuto, ovviamente per l'assenza di Candreva, lo sapete tutti, ma dimostra di essere giocatore, dimostra ancora una volta, era sempre entrato nelle ultime, quando c'era la partita da raddrizzare, lì era un po' più difficile, stavolta magari non graffia in modo clamoroso, ma sa come gestire i palloni, sa ovviamente dribblare, fintare, sa anche usare il corpo pur non essendo un gigante. Lo usa in modo sbagliato perché arriva in ritardo quando commette il fallo da rigore, ma ci sta, è tutto assolutamente fisiologico e non gli si butterà sicuramente la croce addosso per questo tipo di errore. Passiamo al reparto offensivo, Valerio Verre, altro grandissimo candidato alla palma di migliore in campo, voto 7, qualità, è una sicurezza tra le linee, è ispirato, forse anche insomma, è una partita da ex contro gli ex compagni, forse la cosa lo stimola, realizza un gol che è una perla, gol brutti non è capace di farli, basta ricordare quest'anno ne ha fatti 3 con questo, quello di Firenze, quello nel derby di Coppa. Questo è veramente d'accordo. Lazovic su di lui non difende benissimo sul contropiede in campo aperto, ma la preparazione con la palla che si passa dal destro al sinistro e il tiro a giro sul secondo palo che va fatto, che non è una cosa scontata e banale, sono deliziosi e fondamentali perché in quel momento della partita la indirizzano in modo definitivo in casa Samp, ci permettono di arrivare ai 3 punti grazie anche al contributo fondamentale di Gastón Ramírez. 6,5 per l'uruguaiano che finalmente rivediamo utile, tranquillo, che nonostante prenda qualche pedata rimane freddo, non si nervosisce e dimostra la sua massima utilità e mette al servizio le sue grandi qualità tecniche nella situazione ideale, cioè quando c'è da raffreddare la temperatura della partita, congelare qualche situazione, palleggiare piuttosto che accelerare. Quindi bentornato Gaston, mi raccomando, speriamo che continui così. Ed è, l'ho detto in apertura, la partita è stata la partita
dal punto di vista simbolico, ma c'è anche tanta concretezza, di Nino Lagumina. 7, anche per l'attaccante palermitano che finisce stremato, gioca tutta la partita, Quagliarella non entra e Nino Lagumina mostra di cosa è capace, viene anche un po' di rimpianto, anche se lì era altro tipo di match, di non averlo visto neanche per un minuto a Napoli quando c'era la necessità di recuperare il risultato. Contro il Verona spende un sacco di energie facendo sportellate con i difensori, andando a pressare, lavorando, palloni sporchi, cercando di ripulirli. Magari non avrà inciso tantissimo in area di rigore, ma secondo me il fatto che la Sampdoria abbia potuto interpretare questo tipo di incontro, sempre ad andare a disturbare l'iniziazione del Verona, non lasciarlo respirare, è stato grazie alla presenza di Nino Lagumina, che quel lavoro lì, a differenza ovviamente di Fabio Quagliarella, lo può fare perché ha 10 anni di meno come minimo. Quindi complimenti, sono contento, mi fa tanto piacere, secondo me se lo meritava e spero che possa aiutare questa prestazione a far sì che Mister Ranieri lo veda un pochino di più, perché a meno che non succeda qualcosa sul mercato, al momento abbiamo bisogno anche di Nino Lagumina. E chiudiamo quindi con Mister Ranieri, che si stramerita un 7 perché appunto mi ha ricordato nelle scelte, ovviamente è tutt'altro tipo di partita con un altro peso, però se vi ricordate uno dei momenti più importanti della carriera di Mister Ranieri è stato un derby di ormai quasi 10 anni fa, Roma-Lazio, lui romanista, allenava la Roma e la Roma era sotto al termine del primo tempo, lui nell'intervallo tolse Totti e De Rossi e con quel cambio la ribaltò e la vinse. Cambio che poteva essere letale per la sua carriera a Roma perché sarebbe stato crocifisso in caso di sconfitta. Stavolta, per motivi diversi, non convoca Antonio Candreva e lascia in panchina per tutta la partita Fabio Quagliarella, la vince ed è una vittoria sua perché questo tipo di scelte gli permette di avere una Samp tutta grinta, tutta corsa, forse con meno tecnica, ma con più applicazione, più sacrificio. È un'interpretazione più spavalda del match, al cospetto, ripeto, di un avversario veramente, veramente tosto. Forse ieri sottotono, ma insomma, non mi sembra giusto sminuire la prestazione dei nostri quando la prestazione c'è stata e finalmente possiamo goderci 3 punti soltanto per 3 giorni perché arriva una partita a questo punto comunque importantissima. Quella contro il Crotone per dare un senso, dare una raddrizzata a questa stagione che stava prendendo una brutta piega. Questi 3 punti sono oro colato, ma bisogna dargli seguito. Poi arriverà l'ultima di campionato, meglio l'ultima dell'anno solare 2020 contro il Sassuolo, sempre a Marassi. Ah, finalmente si respira un po'. Amici blucerchiati, iscrivetevi al canale, questo è il canale Instagram di Memo Sampdoria e il canale Twitch dove facciamo le nostre live a cui vi invito a partecipare numerosi. Abbiamo vinto, non ci credo. Ciao a tutti.